Ciao amiche, ciao amici, un bacio da Patrizia, bentornati nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere un po' di acquisti che io faccio spesso, che acquisto abitualmente presso il mio supermercato di fiducia, che è il Todis. Io faccio la spesa al Todis da almeno 4 anni, cioè da quando mi sono trasferita in questo quartiere dove sono adesso. Prima mi rivolgevo all'Eurospin, che io trovo molto simile al Todis per tipologia di prodotti che vendono. Sono entrambi due discount, a mio avviso, di altissima qualità. Ci sono molti prodotti particolari e io ve lo consiglio caldamente, sia l'uno che l'altro, però ultimamente appunto da almeno 4 anni faccio la spesa al Todis e quindi l'Eurospin l'ho perso un po' di vista perché ce l'ho proprio fuori mano. Dunque, vediamo subito alle cose che io compro abitualmente. Allora, igiene del corpo. Ci sono due prodotti che io compro sempre, 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 cioè due linee che io compro. Io ora vi faccio vedere dei prodotti simbolo di queste linee. Allora, una linea è questa qui, la Gently, la linea Eco Bio. Spero che si veda. Questo è un detergente intimo. Le confezioni sono carinissime, sono veramente delicate e c'è sia la linea per i bambini che per gli adulti. Questa è la linea per gli adulti, io compro adulti e bambini, ma sono molto molto simili. Sono prodotti Eco Bio certificati, prodotti dalla ditta Pierpaoli, che è il produttore della linea Antillis, che viene venduta in erboristeria, nelle bioprofumerie. E sono identici quindi questi prodotti a quelli che produce la Antillis per l'igiene del corpo. Non so i prezzi di quella linea, ma questi sono veramente imbattibili per essere dei prodotti Eco Bio. Questo costa 2,50 euro. Ci sono varie tipo ed è sono 350 ml, vi dura anche molto, e c'è anche il detergente normale per le mani, c'è la linea bambini che si compone di detergente intimo, lo chiamano mani e sederino, ha dei disegni anche molto molto carini da tenere appunto in evidenza. C'è il detergente per i capelli, il detergente per il corpo, e anche per gli adulti c'è lo shampoo, il balsamo e il bagnoschiuma. Io li utilizzo tutti questi, a breve anche ve ne parlerò e vi farò una recensione. Sono prodotti a mio avviso ottimi. Io per l'igiene dei capelli quasi esclusivamente uso questo tipo di shampoo, ogni tanto compro anche qualche shampoo normale ovviamente per alternarmi, però io questi li compro da 4 anni. Poi un'altra linea che io utilizzo è la Nuvance Bio, che non è certificata, non mi sembra che sia certificata, non vedo, però si compone del 95% di ingredienti naturali e fa vari prodotti, tra cui il latte detergente, questo è il tonico, poi ci sono anche le creme per il viso, ci sono delle creme per il corpo di varie tipologie, anche rassodanti, c'è un burro, c'è una crema idratante. Io le ho provate quasi tutte, tranne le creme per il viso che non le ho mai provate. E sono ottime, mi piacciono moltissimo e le continuo a comprare. Poi una linea che io adoro è questa, che è abbastanza recente, cioè da qualche mese, ed è la linea L'arte delle specialità. Questa pasta sono mafaldine trafilate al bronzo di altissimo livello. La Todis ha tre tipologie di pasta: quella basic, che costa sui 50 centesimi, poi c'è una qualità un pochino più alta, che è equivalente alla De Cecco, alla Rummo, che costa un po' di più, ma sempre sotto l'euro, e poi c'è questa che viene un pochino sopra l'euro, se non sbaglio, non ricordo bene i prezzi, scusate, ma comunque considerate che i prezzi sono tutti molto bassi, che però è il top di gamma, quindi un equivalente di questa pasta venduta fuori potrebbe costare anche sui 3-4 euro. Ed è ottima, questa è veramente veramente eccezionale, ha una tenuta pazzesca, non scuoce mai. Sempre di questa linea c'è la salsa ai pomodori ciliegino, che è un formato un po' più piccolo del normale ed è eccezionale. Quando io faccio il sugo con questa salsa mi sembra di mangiare il sugo fresco fatto in casa, ma è molto molto dolce. È molto, cioè è dolce, a differenza invece della passata di pomodoro normale, che ha un che sempre di acidulo, questa assolutamente non ce l'ha. Sempre di questa linea mi piace tantissimo anche la cioccolata. Questa è una cioccolata all'arancia con il 72% di cacao e c'è anche, ed è fondente, c'è anche tutta fondente. Questa è veramente veramente buona, io poi amo il cioccolato fondente, che per me è un antidepressivo naturale.
che ha anche delle componenti al suo interno che comunque favoriscono il tono dello spirito. E poi ci sono anche altri prodotti di questa linea, c'è l'olio d'oliva, c'è il pesto, e c'è anche qualche altra cosa che ora, di cui ora non mi ricordo, ma che non ho provato, per cui non ve ne posso parlare. L'olio d'oliva l'ho provato, il pesto anche l'ho provato, è buonissimo. Sempre nell'ambito alimentazione, cereali, farinacei, io spesso compro questo pane, che è un pane alla segale, integrale e farro da agricoltura biologica della linea Natura in Festa, che è la linea biologica del Todis. Questo anche è buonissimo, c'ha proprio i semini all'interno, favorisce quindi il transito intestinale, ma ha un sapore veramente veramente buono, è morbido e costa poco. L'equivalente di questa tipologia di pane da Natura sì, la pagate almeno il doppio, ve la consiglio moltissimo. Ci sono tanti prodotti biologici al Todis, ci sono delle linee eccezionali, c'è anche tutta la linea Fiorentini che viene venduta anche nei supermercati normali e sono tutti molto buoni. Un acquisto anche ricorrente che io faccio è la farina, perché a me piace fare il pane fatto in casa e quando sono un po' più calma e più tranquilla e mi va di starci dietro, io lo faccio anche con il lievito madre fatto in casa. E è da un po' adesso che non lo rifaccio, l'ho lasciato un po' così andare, ma non mi preoccupo perché io lo rifaccio anche da zero, lo so fare, e facendolo io proprio da zero c'è una metodologia, insomma, che ho seguito. Se vi interessa magari ve ne parlerò per come lo faccio io almeno, però ora non lo sto facendo perché non se ne consuma tanto di pane a casa mia, ne mangiamo abbastanza poco, quindi io lo faccio e poi magari lo congelo ed è un peccato insomma sprecare il lievito madre perché va sempre rinfrescato ogni settimana e alla fine mi accorgevo che lo rinfrescavo soltanto per tenerlo attivo e non ci producevo più il pane, quindi ora non lo sto facendo. E questo però è ottimo, è da fare anche con il lievito secco, lievito madre secco che vende il Todis, perché c'è anche il lievito secco essiccato, liofilizzato, che è eccezionale, ve lo consiglio, anche se non è puro, non è tutto lievito madre puro, ma c'è un 70% di lievito madre mi sembra e un 30% di lievito di birra, quindi è un buon compromesso e con quello il pane viene veramente spettacolare, non ha nessun retrogusto acidulo a differenza di quello che fate in casa. Comunque questa farina è veramente ottima, a me piace tantissimo, questa in particolare al farro, ma c'è anche al kamut, c'è anche integrale, c'è biologica, insomma, e c'è quella bianca, normale. Poi, sempre tra prodotti da forno, per i prodotti da forno e farinaci, vi consiglio questi taralli che sono i semi di finocchio. Ce ne sono tante tipologie di taralli, tarallini e di prodotti di questo tipo. E vi assicuro che sono davvero buoni, ve lo dico con cognizione di causa perché mio marito è pugliese e quindi i taralli, i tarallini a casa mia non mancano mai, soprattutto provengono, quando è possibile, dalla Puglia, quindi questi sono veramente buoni. Oh, altre cose, vabbè, finiamo con la pasta e i prodotti da forno. Un'altra tipologia di pasta è questa, che è appunto il livello medio, che è della linea Sole di Gragnano, anche questa è eccezionale, trafilata al bronzo, cottura pazzesca, e cioè tenuta pazzesca, questa costa sui 0,70 mi sembra centesimi, quindi non è la linea basic, anche la linea basic è buona, io per tutti i giorni la utilizzo, e questa per il pranzo del sabato, della domenica, se avete degli ospiti, insomma, è equivalente alla De Cecco, la Rummo, alla Gragnano, eccetera. Veramente, veramente buona. Come prodotti invece per l'alimentazione, per la colazione, io vi consiglio questi biscotti che sono i tarallini all'uovo, che sono molto molto simili ai tarallucci del Mulino Bianco, hanno lo stesso identico sapore. Questi hanno l'olio di palma però, io non è che mi formalizzo tanto sull'olio di palma, però ve lo dico. Comunque ci sono anche dei biscotti al Todis che non hanno l'olio di palma e che io abitualmente prendo, però ora ho dimenticato di farveli vedere, ce l'ho giù. Poi prendo queste tisane, che sono una della linea Relax e una della linea Depur, della Raphael che fa anche tè. La Relax è a base di passiflora, camomilla, melissa officinalis e biancospino e la Depur è a base di menta, piperita, ortica, radici di liquirizia. Queste hanno un ottimo sapore, mi piacciono molto, io dopo cena spesso le prendo.
dulcis in fundo, no, c'è anche un'altra cosa da farvi vedere. Allora, una cosa che ci tengo molto a farvela vedere sono queste, perché mi hanno davvero colpito. Sono delle cotolette vegane, vegetali, a base di soia come alternativa alla carne, perché hanno un ottimo sapore queste cotolette qui. Io ne ho provate diverse, di vari marchi, anche comprate alla Natura Sì, comprate in tutti i supermercati normali, che costano anche molto, e non sono buone come queste. Queste sono tra quelle che mi hanno colpito davvero di più e ora comincerò ad usarle abitualmente per ridurre il consumo di carne. Io non sono vegetariana, ma ne mangio davvero poca di carne. Se non fosse per il fatto che mi piace molto il prosciutto crudo, io potrei forse tranquillamente essere vegetariana, perché ne faccio davvero volentieri a meno. Però, a parte per me, anche per il resto della famiglia, in particolare per i bambini che amano molto le cotolette, questa è una valida alternativa per ridurre il consumo di carne. Sono a base di soia e hanno un ottimo sapore, ci sono varie tipologie. Queste ad esempio sono con i pomodori secchi e i carciofi, queste sono tradizionali. Ne ho provate anche un altro tipo, che sono con i semi di zucca. Sono tutte buone, io queste le faccio in padella antiaderente con un filo di olio e sono strepitose, ma le potete fare anche al forno, nel grill, con la funzione grill. Che poi alterno, cambio, ora avevo questi da farvi vedere. Spero che abbiate trovato interessante questa recensione. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti, se conoscete il Todis, se ci fate la spesa, quali prodotti conoscete e che mi volete consigliare, e sono molto felice di ascoltare le vostre opinioni. Un bacio a tutti e alla prossima!